Che gara e che weekend, mamma mia! Duelli spettacolari, strategie pazze, la prima vittoria in carriera di Sainz e due vite salvate dall'Halo. Andiamo con ordine. Per prima cosa analizziamo gli incidenti, dopodiché parliamo della strategia Ferrari, per capire se hanno sbagliato o se è stata solo sfiga. Importante, in tutte le immagini che vedrete i piloti sono usciti quasi illesi. Questo video è family friendly, potete guardarlo con la famigliola felice al parco, quindi algoritmo per favore non limitarmi il video, grazie. Ora non voglio partire dall'incidente di Giù, esplosa metà griglia praticamente. Però non voglio partire da lui, ma voglio partire da quello successo in Formula 2 stamattina. Primo giro, Nissan finisce largo alla curva Stove e rientra in pista tagliando la strada ad Auger. Auger tenta di affiancarlo, ci riesce, ma Nissan gli tira una ruotata e lo butta fuori. Una manovra... Auger addirittura si ritrova nell'erba con la sospensione spezzata e cerca di frenare, ma non ha più il controllo della macchina. La sua vettura quindi tira pericolosamente dritto, col rischio che colpisca le altre auto. E quando arriva alla curva, finisce sul dosso arancione che si trova prima della chicane. Quel coso arancione lì è un dosso che serve per evitare che i piloti taglino e guadagnino. E svolge davvero un ottimo lavoro, perché è un marciapiede alto così, quindi nessuno taglia. Il problema è che se vai fuori pista e lo prendi male, decolli. Secondo me andrebbero tolti in tutte le piste, perché non hanno senso. E la storia è piena di auto volanti. Insomma, il buon Auger decolla come un caccia da una portaerei e succhia a terra su Nissan, che l'aveva buttato fuori prima. Qui si potrebbero iniziare discorsi sul karma, eccetera, eccetera, ma in realtà a tutti si gela il sangue nelle vene, perché l'auto di Auger ha puntato dritto la testa di Nissan. E se oggi Nissan è qui a raccontarlo è solo merito dell'Halo. Quella cosa che all'inizio tutti hanno criticato, schifati, ma che ad oggi, contando anche Grosjean, ha salvato già tre vite. Anzi, tre e mezzo se contiamo anche Hamilton a Monza. Mezzo nel senso che forse sarebbe sopravvissuto, però... Io ogni volta che vedo questo meme rido troppo. Da pilota lo dico, so che è uno sport pericoloso e noi piloti quando le cose vanno bene tendiamo sempre a sdrammatizzare, perché così la viviamo meglio. Ah, tra l'altro non so se avete mai visto l'immagine di Hamilton che cammina a bordo pista a Monza dopo l'incidente. La même chose, à chaque fois c'est la même aggressività. Quindi non metto nessuna freccia qui. Vabbè, torniamo all'Halo. Le critiche principali erano dovute al fatto che era brutto. Io credo che fosse solo una questione d'abitudine, perché oggi sono così abituato a vederlo che quando vedo le vecchie auto senza Halo mi sembrano brutte. Insomma, brutto o non brutto, non ce ne frega niente, perché l'Halo ha salvato già tre vite e già questo basta. Tra l'altro, vi voglio far notare un'altra cosa. Se l'auto di Auger avesse colpito l'auto di Nissan, la testa di Nissan si sarebbe spostata a sinistra, perché quando un'auto colpisce la tua auto da di lato, la tua testa per inerzia se ne va prima a sinistra e poi segue il corpo a destra. Guardate qua invece cosa succede. La testa di Nissan se ne va a destra. Vuol dire che l'auto di Auger ha colpito direttamente la sua testa. E se Nissan non si è fatto niente, è grazie all'Halo. Già questo è incredibile, ma nessuno poteva pensare che poche ore dopo l'Halo avrebbe salvato un'altra vita. Pilota uscito illeso. La dinamica dell'incidente è quella del classico incidente di gara. Partenza, delirio, e qui è chiaro che nessuno ha colpe. Praticamente Russell in partenza ha messo le gomme hard, cioè delle gomme più dure che ti fanno partire un po' più piano ma poi durano molti più chilometri. È come se tu fai una sfida ai 100 metri con uno che va forte come te, solo che lui corre con le scarpe da ginnastica e te corri con i mocassini con la suola in legno. È normale che lui nello scatto ti batterà. Ma allora perché le monta? Perché evidentemente per la strategia avrebbero reso più avanti. Insomma, Russell parte lento, viene passato dalla Tifi e anche Gasly vuole infilarsi e passarlo anche lui. Il problema è che nello stesso istante in cui Gasly si sta infilando, Russell che cosa fa? Gira la testa, vede che di fianco lui c'è Giù e quindi sterza a sinistra per poter poi impostare la curva destra. Ma non si accorge che Gasly, che è nel suo punto cieco, ha appena infilato una ruota. Le due cose sono avvenute contemporaneamente. Gasly alza il piede per evitare il contatto, ma il contatto è inevitabile. Russell si gira, colpisce Giù, che cappotta. L'incidente poi è pauroso e quando la Formula 1 non ti fa vedere le immagini pensi sempre al peggio e per fortuna è uscito illeso. Ma le domande sono: 1. Come ha fatto a restare ribaltato tutto il tempo? E 2. Come ha fatto ad arrivare così forte contro le barriere e superarle e finire sulle reti? Questo è interessante perché di solito quando un Formula 1 si ribalta poi inizia a rotolare. E qui non ha rotolato. Perché? Qui entra in gioco il roll bar.
Il roll bar è una barra di metallo che si mette sopra la testa del pilota, che serve ad evitare che il pilota resti schiacciato quando l'auto si ribalta. Nelle autostradali cabrio c'è, sta dietro al sedile, o in alcuni casi è nascosto ed esce solo quando la macchina si ribalta. Nelle auto coperte non c'è perché in teoria ci pensa il tetto, solo che in caso di impatti forti anche il tetto cede, quindi nelle auto da corsa ci deve essere per forza una struttura d'acciaio che resista a forti impatti. Tutte le auto formula ce l'hanno e anche le Predator con cui correvo hanno il roll bar. Vedete quel coso di metallo? Quello è il roll bar. Ecco, nelle Formula 1 invece dov'è? Vedete quella cosa sopra la testa del pilota? Quella può sembrare una presa d'aria, e infatti è una presa d'aria, su cui può sembrare che ci sia montata una telecamera, e infatti c'è montata la telecamera, ma al suo interno c'è una struttura estremamente solida, che è il roll bar. Il roll bar appunto serve a salvare la testa del pilota in caso di ribaltamento. Il roll bar non c'è sempre stato, infatti nelle prime Formula 1 era inesistente, e ribaltarsi poteva significare perdere la vita. Pensate ad esempio che a Monza nel 1952 quello che sarebbe diventato il 5 volte campione del mondo, Juan Manuel Fangio, si ribaltò e si ruppe l'osso del collo. Fu comunque un miracolato perché si salvò e poté tornare a correre, però tanti altri piloti di Formula 1, Formula 2 e Formula 3 non furono altrettanto fortunati. Così tra gli anni 60 e 70 fu introdotto il roll bar, che oggi quindi è proprio incorporato in quella struttura con la presa d'aria che sta sopra la testa del pilota. E c'è in tutte le auto da corsa, vedete, nella Smart, nella Euronascar, nella Legend. Tecnicamente quello nell'autoturismo non è solo una barra, ma è proprio una gabbia, quindi si chiama roll cage. Ma io da tutti lo sento sempre chiamare roll bar, quindi lo chiamo roll bar anche quello. Comunque nelle auto formula l'importante è che il roll bar sia più alto della testa del pilota, perché così quando la macchina si ribalta lui si deforma e il pilota si salva. Essendo estremamente resistente, cosa succede? Che quando la macchina si ribalta lui si punta e fa rotolare la macchina. In questo caso però a Giù non è successo. Perché? Perché come si vede dalle foto il roll bar sembra collassato. Quindi essendo collassato la macchina è rimasta così. E io credo che se non ci fosse stato l'alo, Zu avrebbe potuto non farcela. Ora, questo spiega anche la seconda delle nostre domande, cioè perché la macchina è arrivata così veloce contro le barriere? Io credo perché essendo ribaltata, toccava a terra solo con l'alo e non con le ruote, che quindi la frenano. Quindi è schizzata via come un proiettile, è rimbalzata sulla ghiaia ed è arrivata a colpire le barriere finendo dall'altra parte. E qui capiamo l'importanza delle reti, che se non ci fossero state... Chiaro, credo che la FIA dovrà condurre delle indagini sul perché il roll bar sia collassato. E tra l'altro, proprio nel pre-stagione, il direttore tecnico dell'Alfa Romeo ha raccontato a Formula 1 TV come la particolare struttura della loro macchina lì nella zona dell'air scoop servisse proprio a risparmiare peso. Quindi, che sia forse stata alleggerita troppo? Ora, le Alfa hanno passato tutti i crash test, quindi sono sicurissime, come si è visto oggi. Però credo che un'ulteriore analisi debba essere fatta. Insomma, l'alo ha salvato due vite in un giorno. Fate una statua a chi l'ha pensato e tirate un alo sui denti a chi non lo voleva. Vabbè, ora passiamo alla gara. Passato la domenica notte a montare questo video, siamo lunedì mattina, sta per uscire. È un lavoro davvero immenso, mi piacerebbe farli per ogni gara, ma è difficile. Se vi piacciono questi video, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere. Non avete idea di quanto sia importante per me e se lo fate mi aiutate a crescere e posso farli più spesso. Grazie. Mamma mia, ma avete visto gli ultimi 10 giri? Ma il doppio sorpasso di Hamilton su Leclerc e Perez? E Leclerc che con gomme hard più vecchie di 20 giri ripassa all'esterno alla Cops Hamilton. Comunque lo so di cosa volete parlare, la strategia Ferrari. Perché, diciamocelo, io credo che solo la rossa possa arrivare a vincere un gran premio e creare più polemiche rispetto che Monte Carlo. Ora, quando pensiamo di essere dei strateghi migliori di loro, ricordiamoci che noi stiamo lì sul divano a grattarci la pancia, mentre loro sono ingegneri che fanno quello tutto il giorno, quindi sanno quello che fanno. C'è anche da dire che qualche svarione in passato la Ferrari l'ha fatto. Ma insomma, oggi hanno sbagliato o no? Vediamo. Dopo la bandiera rossa si riparte. Sainz resta in testa, mentre Leclerc parte male e Perez lo passa. Ma poi Leclerc si inventa qualcosa che... incredibile. Una manovra da gomiti larghi che lascia qualche danno. Leclerc rompe l'ala, Perez rompe l'ala. Leclerc comunque riesce ad andare veloce anche se la macchina non è più perfetta. Perez si deve fermare a cambiare l'ala. Davanti intanto Sainz difende, ma Verstappen è più veloce. Gli mette pressione, Sainz sbaglia e Verstappen lo passa. Sembra già finita, Verstappen ne ha di più, ma colpo di scena, Verstappen subisce un danno. La sua macchina diventa inguidabile. Sainz lo passa e vola. E questo è un regalo enorme per la Ferrari che può riaprire il campionato. Però c'è un problema. Sainz è vero che ha fatto la pole, ma l'ha fatta solo perché Leclerc si è girato nel giro di qualifica. Quindi anche con l'ala rotta, oggi Leclerc va più forte.
Raggiunge Sainz, vuole passarlo, ma Sainz resiste. E il problema è che Hamilton da dietro si sta avvicinando. Leclerc a quel punto chiama via radio al team e gli chiede di passare. Ora dovete sapere che un pilota sa che non è facile per il team dare degli ordini di scuderia. Quindi di solito si usano delle tecniche un po' più educate. Dice, sono più veloce. Se continuo a star così dietro rovino troppo le gomme. Ed Hamilton ci raggiunge. In sostanza sta chiedendo che lo faccia passare. Che avrebbe senso, dato che Leclerc ha più possibilità di vincere il mondiale. Però come fai a dire a Sainz, che non ha mai vinto una gara di Formula 1, che si sta costruendo la sua prima vittoria, di far passare Leclerc? Che poi in realtà Sainz non è ancora fuori dai giochi, perché se pensiamo al 2007, l'anno in cui Raikkonen ha vinto il mondiale, Raikkonen era più indietro rispetto a Massa di quanto non fosse adesso Sainz rispetto a Leclerc. Quindi se l'ha fatto Raikkonen in passato, Sainz tuttora può ancora vincere il mondiale. Insomma, è una situazione scomoda. Il team non può prendere decisioni, quindi dice, giocatevela. Però decidono di fare due strategie un po' diverse. Chiamano anticipatamente Sainz ai box, così che Leclerc a pista libera può girare. Tutti rientrano in pista e non è cambiato un cazzo, tutto uguale a prima. E Leclerc si riavvicina di nuovo a Sainz. Vuole passarlo e non vuole prendersi dei rischi e causare un disastro come quello successo nel 2010 in Turchia con le Red Bull. Così chiede ancora di poter passare. A questo punto la Ferrari fa una cosa molto intelligente. Chiama Sainz e gli dice, ascolta, Leclerc è più veloce di te. O ci dimostri che riesci ad essere veloce come lui, o ti dobbiamo chiedere di farlo passare. E ci sta. Sainz ci prova, non ci riesce, dimostra di non essere abbastanza veloce, e a quel punto fa passare Leclerc. Così ci sta. Insomma, Leclerc è primo, vola, potremmo spegnere la TV. E se non fosse che prima si spegne la macchina di Ocon. Perché quest'anno la sfiga ci vede rosso. Anzi no, ci vede proprio Leclerc. Perché quando la macchina di Ocon si ferma, viene chiamata la safety car. E qui vi rispiego un attimo quello che già vi ho spiegato l'anno scorso. Quando un pilota fa la sosta ai box per cambiare le gomme, perde molto tempo. Perché lui è obbligato ad andare piano per non investire i meccanici, mentre in pista gli altri vanno fortissimo. Però, quando esce una safety car, anche quelli in pista sono obbligati ad andare piano. Quindi, se vanno piano quelli in pista e va piano anche quello nei box, quello che è nei box perde molto meno tempo. Quindi, quando esce la safety, spesso moltissimi si fermano a cambiare le gomme. E qui succede il patatrac. Perché? Leclerc è primo, Sainz secondo, Hamilton terzo. Quando esce il cartello della safety car, Leclerc è molto vicino all'ingresso dei box. Quindi se non lo chiamano dentro entro 5 secondi, lui è costretto a tirare dritto e perde la possibilità di cambiare le gomme. Quindi dai box hanno pochi secondi per decidere cosa fare e non è una scelta facile. E adesso vi spiego perché. Più o meno la stessa situazione sfigata che è successa ad Hamilton l'anno scorso ad Abu Dhabi. Essendo Leclerc primo, se vuole fermarsi deve farlo per primo. E facendolo per primo, gli altri dietro possono decidere di fare il contrario di quello che farà lui. E vi do tre opzioni. Se fermassero Leclerc, tutti quelli dietro potrebbero decidere di non fermarsi, così che Leclerc rientrerebbe terzo. E a quel punto, anche se ha le gomme nuove e migliori, potrebbe non farcela ripassarli tutti. Oppure, se fermassero sia Leclerc sia Sainz, ci sarebbe un ulteriore problema, cioè che mentre Leclerc si ferma a cambiare le gomme, arriva Sainz, che si troverebbe intruppato dietro, perderebbe tempo e quindi rischierebbe di riuscire ancora più indietro. Ora, è vero che loro rientrando in pista avrebbero gomme morbide, più nuove e più performanti, però potrebbe succedere che quelle gomme nuove, più morbide e performanti non siano così tanto più performanti da permettergli di rimontare. Oppure, terza situazione, se non fermano Leclerc, tutti quelli dietro potrebbero decidere di fermarsi e mettere gomme nuove morbide. E se le gomme nuove morbide sono tanto migliori di quelle usate e dure che ha Leclerc, allora tutti passerebbero Leclerc. Al box hanno 5 secondi per scegliere e capite che come fa a essere sicuro di scegliere la cosa giusta? Soprattutto perché non sappiamo quanto le gomme nuove morbide vadano più veloci delle dure usate. E qui tutti potrebbero dire, vabbè, ma che cacchio dici? È ovvio che le gomme morbide nuove vanno più forte di quelle dure usate. Non sempre. A Miami, a inizio maggio, ci fu una safety car nel finale, proprio come Silverstone. Verstappen, Leclerc e Sainz rimasero fuori con le hard usate. Tutti pensavano che avrebbero perso posizioni e invece andarono velocissimo e finirono sul podio. Quindi non si può realmente sempre sapere quanta differenza ci sia. Forse in Ferrari hanno pensato che Leclerc avrebbe retto, Sainz gli avrebbe fatto da scudiero, avrebbero fatto doppietta. E invece no. Che poi io in 5 secondi non so neanche decidere se mangiare la pizza o il kebab. Cioè figuratevi decidere una cosa così difficile. Col senno di poi siamo bravi tutti. Forse hanno voluto troppo? Forse hanno semplicemente sbagliato? Qui la risposta ce l'abbiamo da questo post di Sky Sport, in cui Binotto dice che non c'era il tempo per fare il doppio pit stop, per quello che vi dicevo prima, cioè che Leclerc che si sarebbero incastrati in pit lane. E
Dato che Leclerc era in testa e aveva gomma più fresca rispetto a Sainz, avrebbe potuto difendersi e lottare. Più che altro la Ferrari sperava che quelli che avrebbero messo la gomma morbida avrebbero avuto molto più degrado e quindi non sarebbero stati competitivi nel finale. E purtroppo così non è stato. La gomma morbida ha retto benissimo, la hard non ha retto. Però in tutto questo una Ferrari ha vinto. Viene quasi da scordarlo, ma Sainz ce l'ha fatta. Ha vinto la sua prima gara in Formula 1 lottando. E nella sua vittoria c'è anche stato un piccolo momento di ribellione, cioè alla ripartenza il box gli ha detto di tenere più distanza da Leclerc per favorirlo e aiutarlo ad allontanarsi. Comprensibile se pensiamo all'idea della strategia Ferrari, però Sainz si è rifiutato, dicendo addirittura alla radio stop inventing things, cioè smettetela di inventarvi le cose. Ha fatto bene? Ha fatto male? Per me ha fatto bene. Perché secondo me non sarebbe cambiato nulla se avesse tenuto più distanza. Anzi, avrebbe rischiato di essere passato da quelli dietro, che poi sarebbero comunque arrivati a Leclerc. E quindi una Ferrari non avrebbe neanche vinto. Invece così facendo, subito ha passato Leclerc. Ha preso ed è scappato. Leclerc è rimasto dietro a fare da tappa a tutti gli altri. E alla fine ha comunque vinto una Ferrari. A sto giro io non credo che la Ferrari abbia sbagliato come Monaco. Ma semplicemente Leclerc ha avuto tanta sfiga.